Alto, ok, fermi, fermi, ok, lo so, non si sente nulla. Sì, perché proprio in quel giorno, come anche in tanti altri giorni, i microfoni hanno smesso di funzionare. Capita, capita anche questo. Quindi adesso passiamo la linea alla voce fuori campo, che proverà a raccontarvi un po' come sono andate le cose. Voce fuori campo! Arrivo! Eccomi, eccomi. Ok, allora devo spiegare quello che sta succedendo nel video. Allora c'è una persona brutta, molto brutta, che cammina verso la telecamera, ma non si capisce niente di quello che dice. Si sente più la campana che lui e quindi... vabbè, domani ve lo spiego io. Mettetevi comodi. Ah, che ve la racconto io. Torniamo un po' indietro nel tempo. Correva l'anno 1880 e Catania godeva di una splendida giornata soleggiata quando uno strano essere... Un po' meno indietro. Era una calda giornata d'inverno. No, era il 15 dicembre, quindi non c'era poi così tanto caldo. E si sa che comunque cantare mette sete, quindi mi fermo, vago per la città in cerca di qualcosa da bere. Quando all'improvviso... Qualcosa attrae il mio sguardo. Ma cos'è questo strano negozio? Ma è un negozio senza personale. Già, è un persozio senza negoziale. Vabbè, poco importa. Io devo soltanto bere perché sto morendo di sete. Ah, finalmente ci voleva. Adesso sento le forze che mi stanno tornando in corpo. Tanto che mi sorge una domanda. Oh, sveglia? Ma si può vivere mangiando e bevendo solo dai distributori automatici? Ma che razza di domanda è? E vabbè, è solo un esperimento, dai! E facciamo questo esperimento. E allora è arrivato il momento di fare colazione. Ti trovo in questo momento a Piazza Cavour, a Catania. Proprio qui di fronte a me c'è un distributore automatico che vende un po' di tutto. Andiamo a provare. Che potevo dirlo un pochettino, quello là, visto che prende cosa da mangiare. Latte e granarolo. Ta-da, la prima colazione. Ok, distributore automatico, ma chi avrebbe mai pensato di avere un tavolo sotto un gazebo tutto per me? Ma allora, visto che ci siamo, facciamo le cose per bene, no? Però io lo faccio sempre a modo mio. Milka Cookie Loop. È andata anche bene. Insuppiamo. Non mi rompere le tazze. Cos'è? Sì, avevo lo zaino tutto cacato. E tu pensa che ci sei stato sopra? No. Che ti è caduto? Ah. Direi che la colazione è andata molto bene. Sì, a parte tutti i disastri che ho combinato. Perché ridi? Com'è andata la colazione? Buona, no, in effetti i biscotti erano buoni. E fu solo qua che mi accorsi che i microfoni in realtà non stavano funzionando. Prova! Prova! Stai funzionando? Se funziona, batti un colpo. Che fa? Devo parlare così? In realtà i microfoni non è che non funzionavano proprio, ma funzionavano in modo alternato. Ti mando indietro se non funzioni. Vabbè, non ci voleva, ma devo andare avanti per la mia giornata. Ma adesso devo prendere un buon caffè.
buon, si fa per dire ovviamente. Ovviamente devo cercare un altro distributore automatico. Adesso mi trovo proprio all'interno di uno di questi, soltanto che questo è un po' particolare. 18 più. Cosa venderanno mai? Prodotti a base di cannabis. A me basta un semplice caffè. A due passi ce ne sta un altro che forse fa più a caso mio. Mi sa che ha preso fuoco. Poi addirittura vendono le cialde per il caffè. Caffetteria premium, caffetteria, bevande solubili, bicchieri decaffeinato e orzo. A 70 centesimi un espresso premium. E posso selezionare addirittura il livello del caffè. $0.70. Eppure devo dire che schifo. Adesso devo procurarmi dell'acqua. Ciao, grazie mille. Mercatino dell'artigianato in un palazzo antico di Catania. A qualcuno è caduta della cioccolata a terra. Benvenuti nel 1900. Credo di essere passato in un portale spazio-temporale. Adesso mi sento quasi in colpa a pranzare in un distributore automatico. Ho perso l'ombra. Questo è Piazza Tesicoro. Questo è il distributore automatico. Questo sono io. Anche qui è successo qualcosa. Ci stanno dei tramezzini confezionati come quelli che si trovano al supermercato. Credo proprio che andrò di questi. Dove andrò di salame. Giusto per rimanere un po' leggere. 65. Semplice. Eccola qui. Scusate. Niente da dire. Terminato. Continuiamo la nostra giornata. Missione compiuta anche adesso. Per il momento tutto regolare. Manteniamo pulito. Secondo caffè della giornata. Che schifo. Che schifo. Bene, è ormai pomeriggio, mezza giornata è passata e sono ancora vivo, ma è arrivato il momento dello spuntino prima della cena. Ennesimo distributore, qua addirittura troviamo i gelati confezionati. Andiamo di cornetto. Eccolo qui, il gelato a dicembre ci sta tutto. Au! Salve! Dovrebbero inventare dei distributori automatici di water e di bidet. Nubi lenticolari. Buio, il sole è calato, la luna è alta nel cielo e nonostante siano le 11:30 della sera io non ho ancora cenato. Ma... La giornata ormai sta per concludersi, ma non prima di fare l'ultimo pasto della giornata. Sushi! Integratori Sushi Box, 9,90, è aumentato il prezzo. Ah!
Stavo aspettando. Questo è il mio ultimo pasto della giornata. Buon appetito. Mamma. Buono mai. L'ultimo boccone. Si può mangiare 24 ore solo da distribuire. Vabbè, come al solito ve lo dico io, ma è possibile mangiare e bere per 24 ore solo ed esclusivamente tramite i distributori automatici? Beh, la risposta è sì, ma è necessario? Assolutamente no. Adesso facciamo una piccola riflessione. Beh, in questo esperimento ho deciso di intraprendere un viaggio culinario abbastanza insolito. Provare a mangiare e bere esclusivamente tramite distributori automatici che sono aperti 24 ore al giorno. Mentre il mio scopo era testare la praticità di tale approccio, ho scoperto una serie di vantaggi e svantaggi che volevo condividere con voi. Iniziamo dai vantaggi. Beh, l'accesso costante a cibo e bevande tramite distributori automatici offre sicuramente una comodità. Non importa l'ora del giorno o della notte, basta camminare pochi passi e troverete ciò che cercate. Questo è un grande vantaggio per chi ha orari incostanti o lavora di notte, che magari si ritrova a vagare per le strade della città cercando qualcosa da mangiare o da bere. E ci sono magari poche alternative nei paraggi, anche se in alcune città come per esempio Catania si trova di tutto sia di giorno che di notte. Tuttavia, questo mondo di facilità ha il suo rovescio della medaglia, come in tanto altro. Gli alimenti e le bevande dai distributori automatici tendono ad essere più costose rispetto a quelle acquistate nei negozi o nei locali, ristoranti, diciamo. Inoltre, spesso sono meno salutari, con un'eccessiva presenza di cibi altamente processati e bevande zuccherate. Questo può sollevare preoccupazioni legate alla salute a lungo termine. D'altro canto, da un punto di vista morale, il mio esperimento ha suscitato alcune riflessioni molto importanti, secondo il mio punto di vista. Dando la preferenza a distributori automatici, potremmo mettere in pericolo i produttori locali e i negozi e ristoranti del nostro quartiere. Queste attività locali svolgono un ruolo fondamentale nella comunità, fornendo lavoro e contribuendo all'economia locale. Il nostro sostegno a lungo termine a tali imprese è cruciale, molto importante. In conclusione, l'uso esclusivo dei distributori automatici può sembrare allettante per la sua comodità e immediatezza, ma è importante considerare i costi finanziari, gli effetti sulla salute e soprattutto l'impatto sulla comunità locale. Prima di salutarvi vi porgo una domanda: ma davvero secondo voi l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione sono il nostro futuro? Beh, c'è da rifletterci su. Io mi auguro di no. Diamo sempre merito ai nostri artigiani, ai nostri commercianti, al panettiere che si sveglia alle 5 del mattino per fare trovare il pane caldo. Quando ero piccolo io, nella mia zona, prima di andare a scuola, si andava al panificio a comprare la brioche con lo zucchero o la graffa. Thank you.
alla prossima, gente. Vi voglio bene, ciao.